dimmi quando tu verrai. Siamo nel pensatoio di Torreggiani, notare la bellissima camicia a strisce solare. E tra l'altro è il momento giusto di fare un video, da un po' che non facevamo, poi visto quello che sta succedendo sui mercati, anticipato tra l'altro, poi ci dirà Torreggiani, ci spiegherà come e perché, come ha fatto ad anticipare questo movimento ribassista. E annuncio che il 13 maggio, l'abbiamo già parlato nei nostri siti, c'è la conferenza tenuta da me, Sartorelli e Maggioni a Rimini, grande e gradito ospite Torreggiani, che parlerà ovviamente dei cicli secondo la sua tecnica. Ve la racconterò bene, ci credo. Ecco. Sono bravo a raccontare. Si prepara. Allora, si parlava di fare l'aggiornamento ciclico sul DAX. Quindi. Bene, allora, già venerdì nel commento in home page che tutti potessero vedere, non ce l'ho fatta perché, come sapete, chi mi conosce sa che oltre a farmi pagare qualcosa, perché altrimenti non sono apprezzato, non ce l'ho fatta, ho cercato di avvisare tutti, perché ne ero troppo sicuro che il mercato sarebbe crollato a presto, a giorni. E venerdì sera misi questo annuncio alle 17.39 in home page. Dopo la fine dico, affilati i coltelli, il mercato scenderà da adesso per i prossimi 15-20 giorni, per almeno 450 punti per chiudere il ciclo intermedio. Questo venerdì 23 aprile. Così dicevo, affilati i coltelli, questo 23 aprile, venerdì. Alla fine, martedì, il mercato è crollato. Tutti però erano in posizione e dicevo che il mercato me lo vedo più al ribasso, che vedi, al ribasso la vedo meglio come operazione, vedi? Al mercato la vedo molto meglio. E avevo dato le entrate, guardate tutte le tre entrate, ve le posso dire, io ci vedo poco, comunque ve le do. Avevo dato le entrate 6.238, 6.213 e 6.177. Queste tre entrate avevo dato. Venerdì per tutti le avevo lasciati, in home page soltanto sabato e domenica. Io ho cercato le entrate a ribasso. Stiamo parlando di entrate a ribasso, perché avevo già visto questo ampio movimento. Come sono arrivato a questo movimento? Ecco, come sono arrivato, adesso cercherò di svelarvi il trucchetto. Guardate, questo è un ciclo a un anno, da qua siamo partiti il 26 marzo del 2009, il 5 marzo del 2009, e il mercato ha fatto un primo intermedio, un secondo intermedio, terzo intermedio e sta finendo il primo intermedio, sta finendo il quarto intermedio, che chiamiamo così di un anno. Allora, scusa un attimo, questi sono dati giornalieri, del DAX. Il mercato, non sto neanche a dirvi perché potete vedere che ha fatto 86 giorni sul primo, 84 sul secondo, ha fatto 62 giorni sul terzo. Siamo a 58 giorni, il 29, eravamo a 56, io ho detto signori 56, avevo messo questa posizione che il mercato secondo me sarebbe sceso, poi sarebbe ripartito, non sto a spiegarvi perché ci vorrebbe un'ora e mezzo per spiegarvi, sappiate che avremo una spinta verso l'alto violentissima alla fine di questo intermedio, che conto che sia al massimo entro il 15 di maggio dovrebbe finire questa operazione. Quindi dopo il 15 di maggio parte un nuovo ciclo intermedio con una forte spinta, con una forza veramente enorme, e andrà a superare i massimi. Guardate che io l'avevo già data questa posizione il giorno 14, ve lo voglio far vedere per chi non sapeva, io 14 già di questa posizione, guardate, eravamo sui massimi, avevo detto che il mercato avrebbe fatto un pezzettino con il rialzo, poi sarebbe sceso e farebbe e avrebbe fatto il rialzo che oggi, nel commento di oggi, io sono già riuscito a farvi vedere, vedete come sta seguendo la freccia perfettamente. Il mercato però non scende così sempre dritto come vorremmo noi e come vorreste voi. Il mercato scenderà pian piano e ho fatto una posizione di come può scendere il mercato. L'ho fatto su questa figura. Questo è il ciclo intermedio in atto. Sempre dati giornalieri. Sempre dati giornalieri. Il mercato sempre in atto dovrebbe durare circa questo ciclo dovrebbe durare circa 65-70 giorni, è quello che ho detto che dovrebbe terminare entro il 10-15 di maggio. E mi sono prospettato con le frecce nere come il mercato dovrebbe scendere. Difatti ho dato la prima botta martedì e mercoledì, guardate che io avevo già messo che sarebbe salito e oggi tende a salire. Poi scenderà perché c'è l'effetto del ciclo 3-1
ogni 3-1 supererà al ribasso il mercato. Per spiegare, ogni freccia più o meno è della durata di un giorno e mezzo, di un giorno e mezzo, due. Ecco, ogni freccia che tu circa vedi. Ogni giornaliere e mezzo circa può fare così. Benissimo. Questo ampio movimento lo controlliamo meglio se facciamo, se muoviamo il mercato a, e muoviamo il mercato qua. Arriviamo qua. Questo è un ciclo mensile, guardate, da inizio a metà abbiamo un ciclo mensile. Vorrei farvi notare come i cicli... Queste sono date 15 minuti. Vorrei farvi notare come il mercato ha dei cicli davvero uguali. Guardate, 53, 59, 61, 63, 50, 50, 50, 47, 50. Cambia mensile, cambia ritmo. 42, 42, siamo a 23 stamattina quando feci il commento. Adesso siamo circa 26, 27 ore. Io mi aspetto il movimento a ribasso alle 27 ore. Se a 27 ore, a 30, scusate, a 42 ore il mercato supera a ribasso il movimento precedente, allora continuerà la discesa, avremo la conferma che questo mercato chiuderà a 10. Altrimenti avremo un'altra possibilità che ho marcato sul ciclo sempre a giornaliero e l'ho montato su due cicli intermedi, dove faccio notare che un ciclo intermedio formato da due cicli mensili, vedete? Ha fatto il primo mensile, ha fatto un primo ciclo normale, poi ha fatto un ciclo mensile, adesso io non so se fa un ciclo normale di 15 giorni per finire come io mi aspetto, o se ha portato un mensile e invece di 64 faccia 80 come ha fatto le altre volte. Non lo sappiamo questo non lo sa né io né nessuno. La conferma l'abbiamo alla fine di queste 42 ore. Se alla fine di queste 42 ore, ripeto, se alla fine di queste 42 ore il mercato, cioè entro stasera, domani mezzogiorno, domani alle 2, il mercato, se entro alle 2 di domani, il mercato supera al ribasso, qua, supera al ribasso questo minimo, 6.034, adesso il mercato è messo così, supera 6.034, allora molto probabilmente siamo nella fase discesista e ogni 42 ore abbiamo un minimo inferiore, grosso. Questo fino alla fine, fino al 10-15 di maggio. Altrimenti da qua è partito un ciclo superiore, come ho detto prima, invece di un ciclo a 16 giorni, è partito un ciclo a mensile e allora può darsi che andiamo su per ancora 200 punti. E quindi si rompe il massimo di 6.174. Sì, si rompe il massimo di 6.174. L'ultimo che io ho messo qua, che è quello lì, si rompe questo, difficilmente farà i nuovi massimi perché se siamo in discesa non può avere la forza di rompermi, però farà le finte, fregherà tutti e poi il mercato crollerà di capo. Se invece del 15 di maggio finirà il 30, non cambia niente, farà che 15 giorni più, però il movimento è questo, e questo è e questo sarà, me lo posso mettere per iscritto. Bene. Va bene? Allora, ci diamo appuntamento il 13 maggio. Se non sono stato chiaro, in diretta dirò con le stesse cose, però avrò mezz'ora di tempo per spiegarle, quindi avrò tempo. Se non avete capito, purtroppo, per questioni di tempo, sono dovuto andare velocissimo, lo guardate 3, 4, 5 volte o mi potete chiamare che ve lo spiegherò la sera dopo le 8. Bene? Una nota di politica, e su Fini cosa diciamo? Perché se la gente, è vero che uno... In poche parole, loro stanno litigando ed è vero che loro, nessuno vuole star sotto al capo, però se tutti hanno votato un partito, smetti o ti dimetti e te ne vai a fanculo, davvero come deve fare, o altrimenti sta lì sta zitto, perché la gente non vuole che la gente che litigano in mezzo ai partiti, ma che facciano il loro dovere, basta, questo qua. Ma non perché non abbia ragione, perché non è il momento, basta, finito. Ma la gente è tutta scoglionata, non solo io, tutti. Non so cosa. Saluto signore, arrivederci.